Studio di consulenza? Sì, sono Federico. Buongiorno ingegnere, tutto bene? Facciamo alle 2? Ok, a più tardi. A dopo. Sono le 12:23 del 21 ottobre 2009. Desktop attivato. Risorse del computer 1 di 20. Finestra esplora risorse. Disco locale dati di... Ho 36 anni, all'età di 11 anni sono diventato ipovedente e poi col passare del tempo la mia patologia ha avuto un decorso per cui 3 anni fa sono diventato non vedente. Il computer per il mio lavoro è fondamentale, è almeno il 50% del mio lavoro. Io faccio il promotore, sono un promotore finanziario, o meglio un consulente finanziario. Per usare il computer però ho bisogno di una sintesi vocale, che è un programma che ho installato che trasforma in voce tutto quello che c'è sul mio 45 schermo. 45 Mar, 48, 49, 52, 54, 55 Giampiero, 56 Gigi. La mia avventura, chiamiamola così, è iniziata in un giorno di luglio del 1985, quando un pomeriggio avevo voglia di andare a giocare a pallone con i miei amici e mia madre mi ha detto che invece prima di andare a giocare a pallone con i miei amici dovevo fare i compiti. Allora vabbè, io di malavoglia mi sono messo fuori sul terrazzo per fare i compiti, ho aperto il quaderno e non vedevo più le righe, e non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo. E di lì è iniziato un pochino il mio giro di medici che mi hanno diagnosticato la distrofia maculare giovanile di Stargardt. Di lì la mia vita è un pochino cambiata. Il mio approccio alla tecnologia è stato un approccio per certi aspetti forzato e per certi aspetti molto felice, perché in realtà la tecnologia è quella che oggi mi permette di fare un lavoro normale e di condurre una vita normale. Posizione GPS, stato GPS collegato verifica satelliti 1 di 8, 1, opzioni 2. EasyWalk in sostanza è un sistema di navigazione satellitare pedonale. La sua caratteristica è che è stato sviluppato e funziona dandomi le informazioni che per me sono importanti. Ho preso i due strumenti base per l'utilizzo di EasyWalk, che sono un'antenna GPS e il mio telefono cellulare. Prima di partire mi posso impostare il percorso e me lo posso già studiare. Tempo 8 minuti, 4 di 5. 4 attraversamenti. Il numero di attraversamenti che devo affrontare è un dato molto importante, perché se sei non vedente attraversare la strada, insomma, è comunque un momento molto impegnativo. Via Emanuele Filiberto prosegue attraverso Corso Nizza, 102 metri. Semaforo attrezzato a ore 3, punto, 138 metri, 1 di 1, 1, ok. Mi ha detto di procedere diritto fino al primo incrocio. Il dato dell'incrocio è un dato facile per me, per esempio adesso siamo in mezzo ad un incrocio, ci sono vari indicatori che ti dicono che sei in incrocio, c'è il cambio di pavimentazione, il rumore delle macchine, le correnti d'aria. Via Bruno prosegue, poi arrivo a destinazione, 45 metri. Secondo me io conduco una vita esattamente normale, con la differenza che appunto non vedo, però faccio più o meno tutte le cose che l'uomo medio italiano fa. La mia vita è prevalentemente fatta di suoni. Per esempio, quest'estate sono andato in vacanza in un posto che secondo me è un posto bellissimo, che è lo Zambia. E ho pensato di crearmi il mio album fotografico. Allora sono andato giù col mio telefono e mi sono creato un album di suoni. Cos'era la danza tribale, dell'equivalente del coro alpino di Cicuni.
tecnologia oggi vuol dire retina artificiale, oppure vuol dire tecnologia cellule staminali sulla retina naturale. Quindi non più ausilio, ma tecnologia che diventa effettivamente cura e soluzione del problema. È importantissimo per me e per tutte le persone che vivono il mio problema vivere il tempo che ci divide tra oggi e il raggiungimento di quel traguardo nel migliore dei modi.